cambio di una costretta, perché sempre questo calice metti, che è bellissimo, eh? Poi qui è veramente qui è un cucciolo, questo mondo proprio di favola. Sì, ma c'è anche l'uccellino però, non c'è solo il cane. Perché c'è l'uccellino? L'uccellino è, mi fa tenerezza, è carino. È la compagnia. Sì, sì. E il cane che il cane fa compagnia a me. E poi c'è sempre, in ogni mostra, anche qui a Palazzo Mazzatossa, l'abbiamo portato fedele, il cane. Troppi ce n'ho dei tuoi cani, no, ce n'ho perché sono bellissimi, mi piacciono da impazzire, a parte che i cani mi piacciono. E poi c'è proprio il bosco. No, che mi piacciono simbolo, proprio perché questo segno della fedeltà, perciò mi piace come segno di fedeltà. Sì. E diciamo che in arte poi ci sono delle cose che ti porti dietro, che non sono solamente magari i colori, piuttosto che il segno, no, il gesto, ma soprattutto un simbolo. In questo caso il cane è un simbolo. Questa volta ci sono meno scritte. È divertente la scritta della pazzia di Van Gogh. Sì, che poi è una sua frase che ho ripreso da una lettera che ha scritto a Teo, suo fratello. Lui mi scriveva queste lettere quasi quotidianamente al fratello, dove raccontava tutta la sua vita, ma anche le sue angosce, le sue pazzia, paure, non la sua ricchezza. Sì, però è interessante come in realtà poi dalla visione che ne abbiamo noi di Van Gogh, di un folle, si taglia l'orecchio, fa questa vita randagia, prima tenta di fare il monaco, poi aiuta gli uomini che lavorano in miniera. In realtà era una persona molto colta, molto preparata e di una grandissima sensibilità e anche di grande consapevolezza, perché in questa frase si percepisce che lui era consapevole di passare per pazzo, non solamente agli occhi della sua famiglia, ma agli occhi del mondo. Ma il fatto è che l'artista, non è una banalità dire che l'artista è pazzo, il vero artista è pazzo, perché è fuori dagli schemi, è fuori dai vincoli, delle convenzioni di tutti i giochi, dell'uomo normale che deve sottostare anche all'orario, ai superiori, a certe cose. L'artista vero è uno libero e che affronta la realtà in maniera diversa, una realtà vera, e quando l'arte spesso nei secoli ha anticipato certi avvenimenti è proprio perché l'artista li ha sentiti prima, li ha percepiti prima, sia per la sensibilità, sia proprio per questa purezza. Anche il tempo, l'artista ha più tempo per meditare sotto certe cose rispetto, io dico sempre, all'impiegato, quello che deve correre, sicuramente lavoro, ad una vita più l'artista rigida. È uno che ha il tempo di guardarsi intorno e percepisce con la propria sensibilità i fatti e le cose che stanno avvenendo e quelle che l'uomo comune, magari distratto dal lavoro di tutti i giorni, non percepisce. L'artista avverte quello che sta succedendo. Van Gogh mi sembrava in questo contesto, rispetto alla mostra, appunto, il circolo virtuoso, dove io volevo rappresentare la figura dell'artista che abbiamo qui alle nostre spalle, che poi sarei io, che è autoritratto mostregato, e tutti i personaggi che aiutano l'artista, diciamo, in qualche modo, nella sua crescita. È proprio una bella diciuna qui. Sì, così, guardati questo sorriso. No, ma mi piaceva tantissimo. Infatti, poi anche nel testo in catalogo, nella presentazione di Valeria Arnaldi, c'è questo gioco tra la testa dello stregatto, che è una testa che va per conto suo, che si muove, che pensa, e il corpo dell'artista, che in questo caso è nudo e quindi anche più fragile, no? E quindi mi piaceva, insomma, usare il gioco della testa, sì. L'artista è di testa, non solamente di cuore. Molto classica la curatrice. La critica, in questo caso, sì. Sì, Valeria ha fatto, detto, la curatrice ha detto te. Sì, mi sono sbagliata. Sì, molto classica, perché lei comunque ha una figura classica. Lei personalmente, io sono... Anche come lettura critica. Sì, hai letto il testo? Sì. Lei è una filosofa, comunque, viene dalla filosofia, e quindi c'è sempre questa impronta nei suoi testi. Sì. Dico, Frida Kahlo, mi viene a chiamarla Kahlo per questo riferimento sempre al classico. Kahlo, bello, va bene, Frida Kahlo. Frida Kahlo. E
donna eccezionale, con questi, lei ritratta con questi lineamenti così forti, e credo che sia proprio la corrispondenza alla sua personalità. Assolutamente, no? Sì, Frida Kahlo è una grandissima, è stata una grandissima artista messicana, meglio conosciuta purtroppo come moglie di Diego Rivera, e ha avuto una vita difficilissima ma anche molto molto intensa. Lei da giovanissima ebbe un incidente e si ruppe il femore, e questo fu causa di continui interventi chirurgici, e ciò non le impedì comunque di diventare una pittrice. Lei dipingeva a volte quando il male la saliva, o sdraiata sul letto con un gioco di specchi che il padre l'aveva aiutata, oppure seduta in carrozzella. E morì giovanissima, e morì durante l'inaugurazione di la sua prima mostra che le fu fatta in Messico, anche se poi i surrealisti la presero, diciamo, con loro e la adottarono in qualche modo, perché lei tutto questo mondo che richiamava il Messico delle tradizioni, infatti lei è ritratta in bianco e nero, tutti i colori che ci sono intorno poi sono i colori dei suoi quadri, così come la scimmia che lei rappresentava ovunque dietro di lei. Insomma, una donna che in questo circolo virtuoso, in questa mostra, rappresenta l'arte per eccellenza, sì, assolutamente, anche perché si è dedicata veramente tantissimo all'arte, ha sacrificato la sua vita per l'arte, mi sembrava un omaggio, insomma, in questo caso è il contrapposto proprio di Van Gogh. Lei ha una vita folle per certi versi, però anche fatta di molto rigore, di molta disciplina, di molto lavoro, e poi per una donna, insomma, che ha subito non so quanti interventi nella sua vita, veramente... Un esempio molto bello, sì, poi evidentemente significativo per te. Ah, sì, assolutissimamente. Oh, divertente. Qui abbiamo il fotografo. Lui, visto che si conosce personalmente, sì, ma è veramente bello. Sì. Sì. Questa mostra... Tanto colori e cose. Sì, come tutte le bravi pittrici, sai prendere in ognuno il carattere, quello che sono, insomma. Sì, questo è stato divertente, insomma, con questo ghigno un po'. Molto carina e serena, proprio anche di modo. Serena di modo di fatto. Di nome di fatto. Sì. Così sorridente, la trovo molto carina. Sì, a me piace, mi dà un senso di serenità. Lei è la curatrice in questo caso, e quindi... Non solo è stata, come dire, bravissima, cioè, nel seguire tutta... Insieme a te è stata l'artefice. Sì, sì, sì. No, senti, questa mi sembra di conoscerla, possiamo sorvolare, non lasciamo perdere. No, qui Giovanna non si può sorvolare, perché in questo caso tu rappresenti il mecenate. Ah, beh, allora è importante. Il mecenate è importantissimo, perché un tempo non esistevano i collezionisti come ci sono oggi, ma c'erano i mecenati. Quindi il ruolo più importante non ti si poteva dare. Senti, comunque poi con tutti i gatti... Devo essere così, in effetti sono un po' colorata io, sì, eh? Sì, sì, assolutamente. Non sono una mecenate troppo seria. No, non è una questione di serietà, di cultura e di sensibilità. Tutti i miei soliti, sì, tutti i cappelli, quadri, gli occhiali, le cose, mi ci hai messo, sì, tutto, sì, bellissimo. Sì, code che spuntano. Fisco, e quindi così abbiamo chiuso il circolo virtuoso. Non manca nessuno, perché abbiamo la mecenate, la pazzia, la gallerista, in questo caso rappresentata da Serena, il fotografo, l'arte, il collezionista, il collezionista ce l'abbiamo. Non abbiamo parlato. Adesso ne parliamo del collezionista, che è Enrico Loverso. Amico Enrico Loverso, attore, sì, bravissimo. Sì, che si è prestato gentilmente a questo gioco, che è veramente bello questo quadro. Sì, che poi l'ho ritratto facendo il gioco di una copertina, che è la copertina, l'interview e la rivista che ha inventato il Duomo, quindi un omaggio non solamente al collezionismo ma anche all'arte. Veramente sei stata molto brava a riprendere per quello che effettivamente è. Sì, anche a me sembra di averlo colto, insomma. Bellissimo. Quindi fa piacere. E va bene, vediamo in questo circolo vizioso che cosa esce fuori. Virtuoso, visto che c'è stato un lapsus, vizioso. Beh, ma il gioco dell'arte è così, no? È tra il virtuoso e vizioso. È vizioso, tanto è vizioso. Va bene. Quindi domani si inaugura, domani, sì, domenica 22 aprile, si inaugura alle 11 a Palazzo Mazzatosta, a Viterbo. Che Dio ce la mandi buona, come diceva.
No, ma credo che è una bella mostra e spero che verrà e sarà contento di vedere queste belle cose. Perfetto.